Buonasera, una nuova finale del Conclave con un bellissimo video commento dal Goblin di Bologna. Con me ci sono maestro e allievo Federico Boccati. Buonasera a tutti. E il nostro nuovo eroe bolognese Pietro Donati. Salve, sono quello peloso a sinistra. Abbiamo appunto il protagonista di questa finale, Pietro, che è a sinistra con un Lannister Castamir, e alla nostra destra abbiamo Thomas Pisu con uno Stark Fedeltà. Thomas che rivediamo dopo anche una finale recente di Ravenna, sempre con lo stesso mazzo. Bene, abbiamo già setupato, da una parte abbiamo Jon Snow, uno scontino, Stark e il nostro Hodor e una terra di economia. Dall'altra parte abbiamo un uomo bruciato, Lancel, se non ricordo male il nome, di quell'uomo inutile, la Rosrod e però anche la torre. MVP. Quindi già iniziamo a capire un po' che tipo di Lannister può essere questo, quello che gioca Pietro. Allora, plot da una parte, building dall'altra, nobile causa. Non ho visto cosa ha preso Pietro di building order, ma ce lo potrà dire Pietro. Arenal, non mi ricordo, ero distratto, sto ascoltando te. No, ecco, ho preso quello. Cercava la spadina. Arenal, cercava ovviamente la spada. La spadina, official answer, voglio dire. Sta lì apposta, cazzo. Ok. Allora, aspettiamo un attimo che Pietro rimischia bene il mazzo, così pescherà ovviamente Arenal come top deck. Come top deck, adesso vediamo questo primo turno, insomma. Beh, parte Thomas, direi. Sì, credo che partirà Thomas. C'è iniziativa Pietro che farà andare Thomas. Vediamo un po' se è successo così. A meno di follie, cioè... Sì, e parte Thomas con una Kingsrod 3, 4, arriverà giù un manzo 4, 2, 6, 4. Se non ricordo male Rob. Vediamo. Torneo da circa una quarantina di partecipanti, forse 41. Un torneo amichevole, quindi 41 partecipanti che si volevano divertire. Insomma. I Goblin ci ha abituato a questi numeri. Esatto, a momenti ne ha fatti più questo amichevole dello Store Championship di un mese fa, però comunque i numeri del Goblin sono sempre molto elevati, in generale per i tornei. Vediamo un altro po', è sceso Rob, ha ancora un po' di soldi, quindi può valutare cosa giocare, fare un po' di board. Ah, cioè è scesa anche una copia di John e Jory. Un bel board. Un board notevole, però di là c'è un'agenda che per il board che vediamo dall'altra parte potrebbe arrecare qualche problema, ecco, diciamo. Pensavo dicessi, però di là c'è Lancel. No. E a quel punto... No, per adesso, ecco, adesso Lancel già mi sembra già più minaccioso, data che è scesa Arenal. Sì. Quando ho rifillato mi sa di aver trovato Arenal. Cercavo che sia il granito qua. Beh, d'altra parte sono le due location che ti hanno accompagnato in tutti i turni, in tutte le partite e in... Entrambe al primo turno già le avevi. Quando uno è forte è così, funziona, voglio dire. Beh, dall'altra parte, insomma, non è partito leggerissimo. No, è partito pesantemente. Vediamo un po'. Ecco, potere. Ah, no, po'. Giustamente. Vediamo e adesso. Dopo questo potere, il problema... Che fare? Beh, una militare la farei, cioè i pezzi li abbiamo. Sì, indubbiamente. Bello Stark che gli piace l'intrigo. Sì, che come infatti in questo matchup in cui vediamo proprio le risposte, mi sembra, a questa agenda che abbiamo visto, quindi direi Winterfell e Caitlyn, esatto. Vediamo appunto sul board. No, va bene, forse in un'altra partita quella. Ma le avrà in mano? Sì. Quasi sicuramente. Le avrebbe giocate. Sì, anche le aveva sì, anche probabilmente sì, forse sì. Ok, comunque farti sicuramente una militare con Rob. Che Pietro opponiamo. E buon vecchio zio bruciato. Ci saluta. Ciaone per lui. Ciaone. Potevo vincere con la spadina, La spadina era proprio la soluzione. A questo punto
secondo me è un una militare. Tanto c'è la spadina, però... lo sa che c'è la spadina, vediamo. No, quello è il tricere, quello serve per tricere. Dai. Non, sai che non ne ho memoria. Ero leggerissimamente teso, non ne ho memoria. Sì, era una militare che viene oppata. Sì, da... di un paio. Probabilmente aveva paura, non mi ricordo di cosa avesse paura per oppare a 20-14. Ah, lui dice, tanto comunque... non lo so, boh. No, magari voleva era essere un po' sicuro, tanto, secondo me. Sì. Forse bastava odore, cioè, magari, no. Esatto, cioè, avrei tenuto il pezzo per parare al limite alla potere, esatto, eventualmente. Esatto, che infatti adesso scende il nostro amico, c'è un intrigo, fa due soldi. Il nostro Lancer è diventato un forza 4. Peraltro, e con la spadina faceva i disastri, esatto, ma vabbè, lascerò lì la spadina per un po'. Esatto. Incubi sulla torre. Incubi sulla torre. Dai, tira fuori il counter. Abbiamo messo tre per nel mazzo. Già, grazie Nimer, perché i counter sono tutti per te. Beh, diciamo che... chiedilo a Pedrini per come funziona il counter, eh? Per il mazzo, per questo tipo di mazzo, il counter è assolutamente irrinunciabile, credo. Non, decisamente. Non può non essere messo in treper. Sì, cerca un mazzo che cerca di proteggere le location, poi abbiamo fatto appena adesso il videocommento, stiamo neanche a dirlo noi, sennò dopo vi perde tutto quel videocommento lì. Esatto. Anche perché ricordiamo appunto che il mazzo che vediamo comunque all'opera gira sulle location, gira, cioè, e quindi inevitabilmente le vuole proteggere. Nel frattempo abbiamo messo spadina su Tyrion per vincere e di 5 o più. E abbiamo attivato Customer, mi pare. Sì. Che cosa ci regalerà? Ti scarto due carte. Onesto. Che mi sembra una buona idea. E intanto un Bran. Un Bran si saluta. Ne è scalata una sola? Sì, ne è scalata una sola. Ah, no, forse dolce, sì, ce n'è un qualcosa sotto. Però c'era una Caitlyn. C'era Caitlyn. Gli è rimasto due carte in mano. Io al posto di Giovannino, quello che lo scarti e salva, avrei messo Caitlyn. Era già una risposta, comunque l'aveva già sul campo. Allora c'era, mi ricordavo bene, perché mi ricordo di averla scartata, ma non mi ricordavo quando. Beh, il primo turno mi sembra un ottimo turno. Non è andato male. Beh, stiamo... cosa siamo? Due pari. Uh-huh. E c'è l'Ansel sul mio board, peraltro, quindi voglio dire. Sì, sì. Vabbè, allora, diciamo che quantomeno, ok, il suo board rimane comunque solido anche nel caso di Reset, perché comunque ha Jory, ha comunque una coppia di Jon, quindi ha due pezzi. Sì, ha comunque una modalità, diciamo, di risposta a Reset, Valar o comunque altri sistemi di kill, diciamo. C'è da dire che il Lannister comunque un paio di risposte anche a queste situazioni, anche alle miniere le ha, perché comunque gioca Zanna Dorata generalmente, questo mazzo qui che gli permette di fare monete in tassazione, quindi avere già la risposta col Treachery, che comunque è un bel aiuto nel momento in cui va a pulire il board con un reset totale. Poi appunto con la scelta di giocare la plot Lannister tra quelle di Castamir, secondo me Zanna Dorata è ancora di più una buona scelta, perché facilmente, diciamo, o facilmente comunque è probabile che l'opponente si ritrovi a zero carte in mano, e quindi invece di fare una monetina ne facciamo tre, quindi insomma. Quello del torneo non mi è mai successo in 9 partite che ho giocato, però io al torneo ho portato questo stesso mazzo e mi è capitato. Ma è logico, se pensiamo che adesso lo Stark con il board che ha costruito è rimasto con una carta in mano, non è facile. Cioè non è difficile pensare che al prossimo turno sia a zero. Sì. Il problema è che lo Stark, l'unico problema che c'è, a parte Kat che forse, cioè conveniva sicuramente giocarla piuttosto che altro, è che ha messo in campo tutto quello che aveva. Quindi comunque ok, salva due pezzi. Sì, salva due pezzi per il momento. Sì. Basta. Sì. E se gira la Winter fa anche il potere. Attenzione. Peraltro. È importantissimo, direi. Non ce l'aspettavamo questa plot, proprio per niente. Quindi Pietro vince l'iniziativa, un ottimo Tyrion a gratis, e facciamo
4 sontuosi gold, perché Pietro ha anche visto una signora economia. Ah, non si doveva vedere? Diciamo, è andata bene, insomma. Ma sì, dai, poteva andare peggio. Poteva andare peggio. Potevi vedere due zanne dorate al posto di quelle belle location. Esatto. A posto delle due rose, lo dici. No. E quindi diventa... Vediamo un po'. Di là, 5, di là 5, c'è 1. La 5-5-1, sempre una plot, secondo me, contro Lannister. Ottima risposta, sì, sempre in generale. Se marciava Lancer aveva vinto la partita, secondo me, però... Diciamo fare... un'ottima risposta se giocava Cat. Qualunque personaggio con intrigo, ma ha giocato Eddard. E di qua invece arriva un'altra Roserod, per rimanere sempre... per fare i Lannister, giustamente. Beh sì, quindi, Lannister sono ricchi, sono esatto, ricordo male. Esatto, una copia di Tyrion. Ecco, Federico citava, se marciava, secondo me lo Stark non gioca a marcia, così a sensazione. Anche se... Ma guardi, ricordare che lui fosse un mazzo abbastanza aggressivo. Ecco, io... In che senso se marciava? No, io ho detto la stupidaggine, se marciava Lancel vinceva la partita, però allora Nicola diceva giustamente... Non so se lo Stark gioca a marcia, so però per certo che invece Thomas ha fatto delle scelte per cui gioca gli Alza Claim, ad esempio... Che sì, non si vedono spessissimo comunque nello Stark. Beh, io li trovo sensati. Nel meta attuale, alla fine, anche contro questo mazzo qui, andare a fare il doppio morto a volte può davvero spostare il campo. Perché l'altro si trova sempre corto di board, jumpa un pezzo, ok, farà le sue sfide, però deve decidere comunque sempre se parare o se attaccare. No, certo. Di là è sceso Eddard, e... direi che Lancel ci saluta. Militare, peccato. È stato un piacere, Lancel. Thomas fa non ho capito perché ha preso quel power di incontrastata. Perché ha occupato con Lancel. No, infatti no, tolto, no, infatti l'ha tolto. Infatti l'ha tolto. Ah, sì, vero, sì, perché sì. Non l'aveva messo di fama, okay, l'ha tolto, e l'ha poi spostato. Sì, sì. Infatti non capivo. Ora mi torna tutto e poi credo che abbia passato, direi. Farà la power. C'è anche Rob lì con fama. Iniziamo a chiamare punti, che mi sembra l'unica, cioè il modo, ecco, una cosa del mazzo che gioca Pietro smentiscimi, è che parte lento in termini di punti veri, sì, e propri, decisamente. Cioè un mazzo che comunque controlla veramente tantissimo, alla fine ti sfinisce perché non hai veramente più niente da poter devi giocare, devi resistere 2 o 3 turni, ecco, anche giocare Tywin aiuta, anche quello con la forza 10 aiuta. Chiamiamo altri 2 soldi, poi magari triggeriamo anche Castamir, forse, non lo so. Qui ho fatto una vaccata devastante, okay. Troppo qua. Però poi non credo che si veda, quindi dopo ve la racconto. Ok, aspettiamo. Ma se la racconti quando non stiamo registrando, così eviti di fare brutta figura, no? No, ma noi siamo invece ansiosi di sentirla mentre registriamo. Così Nimmer stasera avrà gli incubi. No, niente fortunatamente di compromettente, però insomma. No, infatti... Un erroraccio. Vediamo un po'. Quindi credo stessi pensando io se triggerare Castamir o meno, okay. Credo, però ci ho detto la verità, dico la verità, che io in realtà qui la power e la militare l'avrei gestita in modo diverso da parte dello Stark, cioè avrei overcommittato sia sulla militare che sulla potere saccando il pezzo, perché okay. Tanto era naturale che passasse per l'intrigo comunque il Lannister, sì sì. Quindi intrigo a Noppo, gli ho rimesso in mano Jorri con la torre, non abbiamo triggerato Castamir. Ok, e a questo punto hai rimesso in mano, giusto? Io ho rimesso in mano Jorri per evitare di Salvini, poi qua ho esagerato probabilmente. Cioè? Vediamo. Aspettiamo. Cioè, era probabile. Guarda con che violenza, con che violenza Pietro. Beh, tanto adesso ha piccato il pezzo. Adesso ho fatto l'errore. Ok. Per me di fargli fare potere? No, aspetta. Poi se mi ricordo bene, perché in realtà la mia memoria è abbastanza Vediamo un po'. È qui la cappella, giusto? È qui la cappella. Indica la regia che probabilmente è qui. Andare di buon Andreone che era qui con noi a vederla, sì.
siamo già in fase plot. Un po' vedere. Sì, hai ancora 6 soldi, quindi non so. No, no, ok. Ecco, allora paghi 1 e sbianchi Rob. Questa è una bella mossa, cavolo. Sì, ci sta. Sì. Poi pieghi Tyrion. Tri- qua ci inseriamo John, in modo tale che si è mangiato lo scontino e basta. E okay, questo è, abbiamo fatto con Tyrion, abbiamo fatto Power, Stealth su Odor. Ok. E poi avevo 4 gold, sì, finito il turno. Ho sì, dominato e 4 gold e avevo in mano gli uomini bruciati. Sì. E sono rimasti in mano. Ok. Beh, se ti rivale. Sì, c'è un problema. Se a cui io non ho pensato. No. Adesso stai a vedere. Ah, ok, forse. Io tiro Valar, ecco, lui ecco, tira Massa. Esatto. Ok, sì. E cosa cambiava? Questi tiravo i bruciati. Lui decideva allora di vendere plot. Faceva andare la prima Valar e poi faceva girare marcia. Niente. Ah, hai ragione, giusto. Allora, non ho fatto più di tanto una boiata. Dai, pensavo peggio. Va bene, in questo caso io... Diciamo che secondo me più o meno qui è stato il delirio. Perché lui è morto quasi tutto. Anzi, se tu... No, però se giocavi gli uomini bruciati non gli avanzava neanche il prezzo. Questo possiamo vedi, dire. Quello era, no, infatti era quello, lo costringevo a marciarsi anche John. Quello era. Beh, però la marcia è una prova che comunque non ti aspetti. Però 4 gold, cioè, tanto non mi facevo niente, tanto valeva pensarci. No, non è vero che non te ne facevi niente, secondo me era un pezzo che potevi sfruttare per il prossimo turno. Ma devo pensarci, buttarlo via per anch'io l'avrei tenuto in mano. Secondo me non è un errore, cioè, nel momento che tu non ti aspetti la marcia, a mio parere ti rivala tenendoti i pezzi non, in mano. Non avevi giocato con Thomas durante no, mai giocato con Thomas okay, la prima partita. Ok, quindi qua Bran, uno scontino... Però ci avevo pensato potesse marciare, ma poi mi sono scordato semplicemente di giocare i nomi bruciati. Quindi c'è un Tickler e 4 soldi. E che... non lo poteva assolutamente sapere, perché cioè, da regolamento lui non può avvicinarsi ai tavoli quando finisce le parti si deve alzare. Poi al Goblin si sta così largo, in 41 proprio... Un attimo. Ricordo, a Reggio eravamo in 60, se non ricordo male. 64. 64. Sì. C'era un tavolo, credo, anche fuori dalle scalinate a Reggio l'anno scorso. Comunque, partiamo con una militare, con John. Adesso immagino che... Non so, tipo Arenal. Così è senza ci sono anche i buoni vecchi uomini bruciati. Ok, vediamo un attimo. Pietro non è ancora pescato, cioè, diciamo, non è ancora sfruttato alcun tipo di pescaggio che non siano il pescaggio iniziale di turno. Uomini bruciati, con anche, diciamo, la spada. Quindi niente militare, arrivano a potere. Anoppo, Thomas è a 5. A questo punto Arenal, il Tawin che conoscevamo, e con una sfida direi di intrigo. E credo che John tornerà in mano. Credo. Ma cosa trigger di custom? Niente, la guardi e poi la metti via al mazzo. Credo di sì. Sempre meglio pensare. Cioè no, giri qualcosa per avere claim naturalmente. Sì, sì. Girare quella che rialza il pezzo. Sì, infatti io farei così. Sì. Per rialzare gli uomini bruciati, mi pare. Così fai anche la militare e un altro pezzo. E un anoppo. Quindi. Ok. Quindi, potere dietro il trono. Potere dietro il trono. Ci sta. Claim. Prima quindi. Del claim. Prima del claim, torre, John, questo... Ora lo scartiamo, giusto? Ora lo beh, scartiamo. No, mi sei scordato... Sì, ho scordato John qua. Vabbè, voglio dire... Quindi ricordiamo i picchi di Pietro... È solo il 33% per il 33% della volta precedente. Cioè. Vabbè, voglio dire, era proprio lì che spuntava. È il 17%. Potere del trono, militare, anoppo... Molto bene, direi che i personaggi Stark che sono rimasti vivi e giocabili, Caitlyn, pesce nero, Roderick forse se lo gioca,
Rodri, sì, vero, Rodri non se lo gioca e... non tanti comunque. Ecco, il problema su me è stato quello che forse non aveva risposta in mano, a parte Caitlin a Castle, però ha vomitato tutto il bordo tutto, e una volta che sono riuscito a lavargli un pezzo, devo dire che l'alternativa era farsele scartare. Beh, probabilmente Caitlin però poteva schierarla, forse... devo dire che avevi stealth. Okay. Non ci faceva mai niente. Beh, ci faceva con la turno 2. No, perché aveva un pezzo con Intrigo. Veniva stesato da Tyrion e quindi rimaneva sempre a Noccoli. Ah, ok, sì. Probabilmente sì. Cioè, io avrei semplicemente forzato la giocata su potere di Stark andando tipo a 10-12 e mettevi l'altro in una condizione che se non ti tirava... Allora, qua penso. Nuova plot. Rimetto Eddard negli scarti, così magari lo rigioco. Di là pesco 3 e via. E quindi pesco 3, faccio 5 soldi. Viva l'economia. Pietro, mi fai un po' schifo. Sì, non l'avevo vista questa finale, però in termini di economia è stata veramente una roba imbarazzante. Una delle difficoltà di questo mazzo, secondo me, è proprio gestire un plottaggio a economia bassissima e quindi di conseguenza fare scelte molto difficili in termini di sia schieramento che ogni turno, al di là che Aranol ovviamente è comunque un ritorno economico importante perché giochi pezzi gratis, però non è così, sono non è così banale. Sono d'accordissimo proprio. Infatti se ti fanno "noi non seminiamo sulla Rosor" ti viene il singhiozzo, ti viene male al cuore, è una cosa. Ok. Prima Ward. Pop su Tyrion e poi Ward sugli ogni bruciati. Questo comunque non c'è male. Più o meno, sì. Cioè, diciamo che quantomeno ha... No, ci sta. Probabilmente in mano non aveva molto altro. No, quindi prende la mano, dice "non ho pezzi, sarà meglio che li prenda quell'altro", punto. Esatto. È un pezzo che comunque c'ha pure la spada, poi al massimo mi fa da... No. Certo. Sì, sì, no, ma quello è chiaro, cioè, nel senso che poi Intrigo, rimetti in mano i brugliomi bruciati, scarti due attachment in un colpo solo e scarti pesci. Ecco. Da qua ho cominciato a chiedere scusa, se non ricordo male, per... Ma io penso che in questo momento, cioè, devi pescare qualsiasi cosa che andava bene, anche se schiera pesce, muoio, lo rimbalzi in mano, cosa cambia? Sì, anche perché c'è Tywin sempre in mano. Sì, sì, certo. Militare di Tickler a Noppo, va bene, direi che sì, è andata 8-5, però non l'avevo vista questa finale. Mazza, che merda di partita comunque. Sì, purtroppo è stata un è po' stata one way on, è veramente brutta. Dopo Valar è stata one way on. Sì, sì, infatti, anche perché detto anche l'ordine delle plot sono state proprio quelle che... Come va, come deve andare? Ha girato quel tutto come da proprio, copione, sì. Non c'è stato un ma chissà cosa dirlo, aspetta. Potremmo metterci chiunque dal lato sinistro del tavolo, se gli scrivano un biglietto come girare le plot, più o meno, nel senso, a parte gli scherzi. Effettivamente il mazzo è complicato quando non vedi una delle due plot o quando si tratta di economia. Qui c'era tutto quello che ci doveva essere. Adesso scenderà anche Tywin, perché poi c'è la Pentoshi che fa costruire board. Sì, l'altra sicuramente adesso addirittura Cersei nuova in questo mazzo è veramente, secondo me, devastante. Il personaggio fondamentale più forte di questo mazzo. Una location che non si vede in questa partita ma che gioca questo mazzo è Cersei Granito, e poter di fatto giocare Cersei gratis dalla mano, poter fare due o tre sfide, triggerare quando praticamente si vuole o la torre o che sia Castamir, diciamo che entri in totale controllo del potenzialmente la partita con un turno. Qui mi sono scordato che potevo triggerare la coppia di Arya, però sì, forse a quel punto era crudele. E abbiamo pescato il terzo Tyrion, perché quello mi mancava. Esatto, e di là scende anche un altro pesce. Pesce. No? Pesce probabilmente tornerà in mano, insomma, solito. Sì, perché Tywin è sempre lì in agguato. Sì, sì, solito giro, insomma. E addirittura credo che con Castamir tra le plot ancora anche piego un pezzo, quindi sì, insomma, faccio un po' quello che mi pare.
qua c'è un... Ah, ecco, non capivo perché non stavo guardando. Sì, sì. Va bene, questo è un bellissimo intrigo. Mette già pesce lì da parte perché sa che salterà via. Ok, fai summon. Va bene. Sì, sì. Lì lo prepara. Io l'ho giocata fino alla fine, anche se eravamo sì. molto avanti. Comunque adesso mentre cerchi io vorrei dire una cosa, perché non riesco, cioè voi mi continuate tutti a dire che Valar è una bella carta, però quel poverino ha fatto il board di Dio e in un turno gliel'hanno polverizzato, ha speso 6.000 monete per vedersi il board polverizzato. È un altro gioco, lui ha giocato al Trono di Spade pre-Valar. Pre-Valar avrebbe vinto tranquillamente. Post-Valar sono di questa opinione, sì. Perché lui non ha avuto in mano una risposta che gli permettesse di fare qualcosa. Non ha avuto niente che gli permettesse di fare qualche cosa. Perché l'aveva, gliel'hai rimbalzata in mano tutti i turni. Ha visto la copia e gliel'hai counterizzata. Cioè, però il mazzo che gioca Pietro, che è funzionale a fare così. Cioè a eliminare le risposte per la girata di Valar, secondo me. Nel senso che la risposta ce l'aveva, come ho detto, al primo turno aveva assolutamente la risposta al reset, perché aveva Jori e quindi il board non gli scompariva, ma soprattutto non gli scomparivano i personaggi fondamentali e poi ricostruiva il board, perché comunque il personaggi ha continuato a vederli. Fosse stata una partita pre-Valar, sarebbe finita a turno 3. Sì, avrebbe vinto lo Stark. È come pre-prime nevi. Certo. Pre-prime nevi, è un altro gioco. Non mi convincerò mai che questo ha arricchito il gioco, dato varietà, però fa smadonnare obiettivamente. Perché il povero Thomas aveva un board spettacolare polverizzato nel giro di un secondo e mezzo. Sì, ma stava giocando a un altro gioco. Non ci poteva fare niente. Considera che grazie a Valar al torneo in top 8 c'erano 5-6 casate, qualcosa del genere, se non ricordo male. In top 4 c'erano 4 casate diverse, per cui insomma, cose che prima non si vedevano. Ti fa capire che non esiste più un mazzo che vince. Già. Perché quando tu vai al torneo sai che hai delle casate da cui perdi. Va bene, siamo un attimo... Io ho tagliato il pezzo in cui facevo un dito medio a te, che mi avevi tradito e te ne eri andato lasciandomi lì. Fortuna che avevo dei miei fidi seguaci. Esatto, come Antonello. Io sono andato via perché hai sbagliato 6 turni di fila nella semifinale, semplicemente. Va bene. Fermiamoci qui, poi faremo un podcast in cui continuiamo questa storia. Esatto, e grazie come al solito ai nostri commentatori, grande Pietro, grazie al Goblin per sempre un grande torneo, vi ricordo di mettere mi piace sulla pagina Conclave, e mi piace iscrivervi al canale YouTube, mi piace il video. E ci vediamo al prossimo video commento. Ciao. Buonasera a tutti. Ciao a tutti.